Buongiorno a tutti, siamo benvenuti a questa seconda giornata di conferenze. Oggi iniziamo con la conferenza su Diaboliche de Vacante e abbiamo come ospiti Daniele Statella, Stefano Babini, Giuseppe Di Bernardo, che sono disegnatori della testata, e Diego Caielli in versione moderatore oggi, ma lui è comunque sceneggiatore della testata, quindi saprà dirci qualcosa anche a livello di storie di Diabolik. Ora non vorrei appunto dilungarmi, quindi lascio subito la parola a Diego, che presenterà meglio di me gli altri ospiti. Vedo che il tavolo ospiti si è allungato nel frattempo, e quindi potrà presentare anche gli altri. Grazie. Grazie a te. Bene, questo mio ruolo di moderatore lo comincerò subito in maniera cialtronesca. Vuoi presentare il ragazzo di fianco a te? No, lui non c'entra niente. Qua allora lo coinvolgiamo lo stesso. Sei un lettore di Diabolik? No. È un signore stanco che è qua con noi. E invece Giuseppe, vuoi tu presentare il personaggio importante che è di fianco a te? Dunque, Lorenzo Alteriva, presidente di Diabolik Club e memoria storica, insomma, di Diabolik. Io ogni volta che trovo ad avere a che fare con un personaggio della tradizione o qualche aneddoto, insomma, legato alla storia della storina, telefono a Lorenzo, il quale qui tutte le volte che vede il mio numero apparire sullo schermo inizia a essere preoccupato, perché arrivo con domande strane, tipo l'ultima volta che dovevano farmi un'intervista su Radio DJ ad argomento Diabolik, sapevo che le domande sarebbero andate su le cose più strane che riguardano il personaggio. Allora gli ho telefonato per chiedergli degli aneddoti e quali sono le curiosità tipiche, insomma, per avere un punto di vista in più. Per esempio, dove mette Eva lo chignon quando ha una parrucca con i capelli lisci e lunghi, per esempio. Lei si toglie la maschera e magicamente spunta lo chignon. Dove tiene Diabolik il pugnale? Ma lui non ti ha risposto su questa cosa. No, lui infatti... Curiosa anch'io. No, perché... Licenze poetiche, ma era importante, era interessante, insomma, riuscire a beccare la curiosità, insomma, certo, per potesse certo divertire l'ascoltatore. Quindi Lorenzo è per noi un riferimento costante per quanto riguarda gli Diabolik. Per cui, se qualcuno di voi un giorno parteciperà a un quiz televisivo dove è previsto l'aiuto da casa e dove ci saranno delle domande su Diabolik, conviene avere il suo cellulare. E dopo daremo il suo cellulare in streaming. Lui invece è Giuseppe Di Bernardo, grande disegnatore di Diabolik, in coppia con Jacopo Brandi, giusto? Esatto. Oltre a essere disegnatore di Diabolik e tante altre cose, poi magari lo vediamo tra un attimo. Abbiamo lavorato spesso assieme, è diciamo una delle nuove leve più apprezzate sulla testata. Grazie, giusto? Per la nuova leva, sono 10 anni. Nel senso, su un personaggio di 50 anni, certo, di storia editoriale, io e te siamo considerati due giovincelli sbarbati. Meno male, almeno in quel caso. Cioè, per cui di fronte ai mostri sacri, noi siamo sempre gli ultimi arrivati, nel senso era quello. Poi ci abbiamo Stefano Babini in persona, anche lui collaboratore storico di Diabolik, giusto? Sì e no, perché in realtà io sono una un rapporto strano, io ho un rapporto strano col fumetto, io vado dove so che mi pagano, per cui lo dico, io sono come un Ronin, io mi aggiro per il mondo del fumetto, anche perché dopo un po' mi stanco, ma non del personaggio in sé, ma proprio di fare la stessa cosa a lungo. Sono inaffidabile e non faccio mistero di questo, ho pure fatto un libro su questa cosa della mia inaffidabilità, così onde evitare, ma io lo dico subito. Fra l'altro, a proposito di inaffidabilità, invece noi oggi siamo stati affidabili da uno stilista, perché siamo tutti vestiti uguali, abbiamo la t-shirt nera, i jeans, non neanche a farla apposta, mi siamo telefonati. Comunque, ecco, io collaboro con Vanity Fair, faccio Corto Maltese, ho autorizzazione per poterlo fare, mi piace fare una mia personale versione di Diabolik, ed essendo all'interno, se fossi inserito all'interno dello staff, non avrei tutta la libertà che ho. Chiaro. Hai capito? Però rispetto molto il personaggio, questo è poco ma sicuro.
anche se il mio approccio col mondo di Diabolik è cominciato prima che col fumetto, con il film di Bava, dove io non lo guardavo per, ma c'era Marisa Mel, quelli della mia generazione ben ricorderanno, insomma, vabbè, chiuso la parente. Anche quella dopo. Esatto, vabbè, anche immagino, vabbè, se io volevo... E poi abbiamo Daniele Statella, altro validissimo disegnatore, tra l'altro tu hai portato Diabolik fuori da Clerby, giusto? Sì, spesso. In un certo senso. Ma, allora, io non sono un disegnatore proprio dello staff di Diabolik, perché sono forse quello che l'ha disegnato di più al di fuori della serie regolare, perché ho fatto tutti quegli albettini, le locandine, penso, sì. Ne parlavamo l'altra volta con Lorenzo, tutte le manifestazioni mi chiamano a fare la locandina, in cui... Sei uno stalker, Diego. Sono uno stalker. Quindi... E quindi sì, è vero, l'ho portato spesso fuori da Clerly, sì. E puoi dirci, fare una panoramica geografica dei posti fuori da Clerly dove hai portato Diabolik, veloce? Beh, sono sicuramente partito da Vercelli, perché io abito a Vercelli, quindi la mostra in cui abbiamo ambientato alcune storie, un paio di storie già a Vercelli, addirittura c'è stato un fotoromanzo con Eva Kant, che forse è l'unico esempio di fotoromanzo. E quella era una cosa carina da ripetere, anche quella che interpretava la Keter, non era ricadere nella... E poi, boh, non so, recentemente Raiano vicino all'Aquila, Mortara, ma anche paesini, anche posti, vabbè, Milano, insomma, adesso non me ne vengo in, però insomma parecchi, anche posti piccoli, insomma, perché comunque Diabolik si presta anche ad essere così, insomma, ad essere portato anche in posti diversi, da è una cosa abbastanza rara nel fumetto, particolare, no? Sì, in effetti sì, soprattutto è particolare perché, giusto per riassumere magari per i non avvezzi a Diabolik è ambientato in un mondo fittizio che ha diciamo dei punti di contatto con il mondo reale, con il nostro mondo, però è un luogo dell'immaginario. Ragionandola in termini estremamente postmoderni, potremmo dire che Diabolik è ambientato in una realtà parallela, anche se è un parolone folle. In realtà è un mondo immaginario che in un certo senso a me ricorda molto la Riviera Ligure come situazione. Abbiamo Clerville, che sia città che stato, che rappresenta l'ideale teatro d'azione dei grandi colpi di Diabolik, però non ha un punto di contatto reale con la nostra realtà. Non c'è Milano nel mondo di Claire, nel mondo di Diabolik. Ci sono degli equivalenti, ci sono, non lo so, l'equivalente del Sudafrica, l'equivalente del Sud America, ma non è collocato in una realtà identica alla nostra. Portarlo fuori crea un effetto straniante a volte, portarlo veramente a Vercelli o portarlo veramente in posti che uno può riconoscere, perché si crea veramente un punto di contatto tra la nostra e una realtà parallela che è quella di Diabolik. Cosa possiamo dire di questa storia d'amore tra Eva Kant e Diabolik che dura da ormai 50 anni? Io ho un paio di pensieri, ma è meglio che non li dica perché ci filmano. Chiediamo una notizia storica. Allora, quando comincia questa grandissima storia d'amore tra Eva Kant e Diabolik? È iniziata nel 63, quando Diabolik provò a derubare Eva Kant del famoso diamante rosa. E quando Eva se lo trova di fronte, non si trova impaurita come poteva immaginare. Invece, appunto, il classico colpo di fulmine è stato preso subito, tra i due si sono trovati evidentemente bene fin da subito. C'è stata la calzamaglia Diabolik, no, perché è interessante anche. Perché non magari se cade l'occhio. C'è stato fin da subito un legame, io direi quasi alchimico. Poi secondo me è interessante il fatto che un personaggio maschile creato da due donne, le sorelle Giussani, negli anni 60 in Italia, cioè, per cui in un periodo storico estremamente particolare, dove diciamo non era
così usuale vedere delle donne forti sia sulla carta, anzi soprattutto sulla carta, ma anche nella realtà, cioè due imprenditrici che mettono in piedi una, un'impresa editoriale che funziona. Nel, in quel periodo le donne del fumetto erano di solito le belle ragazze da salvare dal cattivo di turno, cioè non c'era un rapporto di forza come può essere nel fumetto attuale, dove hai la presentazione di una donna che ha delle caratteristiche molto vicine a quelle del protagonista maschile. Per la prima volta nel fumetto italiano un personaggio come Diabolik, che fino a quel momento era stato anche da un punto di vista sempre storico molto denigrato dalla critica o comunque anche dalla magistratura, a volte con sequestri di tiratura per l'eccessiva violenza eccetera eccetera, incontra una donna molto forte, molto particolare, tra di loro scatta qualche cosa ed è un rapporto nuovo e particolare sia da un punto di vista storico, nel contesto storico in cui si svolge il fumetto, sia per quanto riguarda il fumetto in sé ambientato in quel periodo lì. Per cui è fin da subito una situazione molto particolare. Infatti da un punto di vista di scrittura, e qua passo da moderatore ad autore di Diabolik, i rapporti fondamentali di Diabolik sono tre: quello con i diamanti, quello con Eva e quello con Ginko, e sono tutti e tre dei rapporti estremamente potenti, strutturati chiaramente su delle linee emotive molto particolari, ma l'unico suo vero reale amore è Eva, è l'unica cosa per cui lui veramente potrebbe rinunciare alla sua libertà o a un colpo, che sono le altre due cose che lo interessano maggiormente. Per cui il loro rapporto è una cosa eccezionale da un punto di vista narrativo, ma anche da un punto di vista umano. E da un punto di vista pop è entrato proprio nell'immaginario, nella cultura popolare e nell'immaginario collettivo, proprio è entrato fortemente, al punto che stando ai commenti dei lettori, stando al rapporto che abbiamo noi con i lettori grazie a internet o grazie alla posta o grazie a queste fiere, il finale preferito in assoluto di tutte le storie di Diabolik è l'ultima vignetta in cui lui ed Eva si baciano. Cioè, è proprio la ciliegina, proprio nell'ultimo episodio. è proprio la spruzzata di cacao amaro sul tiramisù, cioè è proprio la chiusura perfetta. Per cui, ora passiamo la parola ai disegnatori. Voi disegnando avete una grossa responsabilità, perché dovete visualizzare e rappresentare non solo una donna bellissima e un uomo estremamente affascinante, ma dal vostro disegno dovete riuscire anche a trasmettere questa pulsione, questo rapporto incredibile che c'è tra questi due. E da un punto di vista di disegno, quali difficoltà ci sono per poter rappresentare questa alchimia? Dunque, a parte che naturalmente per un disegnatore trovarsi a confronto con un personaggio storico, insomma, di questo livello, ti fa comunque tremare i polsi. A me tutt'oggi, malgrado siano passati appunto 10 anni dalla prima storia che ho realizzato, ho sempre un certo timore reverenziale nei confronti del personaggio. La pulsione tra i due. Allora, innanzitutto i due personaggi hanno proprio un tipo di postura fisica, no? Nelle loro storie, che deve comunque rappresentare la loro personalità. Ad esempio, Diabolik non andrebbe mai disegnato mentre fa una corsa sfrenata. Ti ricordo per esempio una volta dovevo disegnare Eva Diabolik che si avvicinava a un cancello, e li disegnai un po', insomma, che arrivavano un po' di corsetta, mettiamola così, e il compianto Brenno Fiumali mi disse: no, guarda, quando li disegni loro si devono relazionare al colpo che stanno facendo sempre con un certo aplomb, sempre con un certo distacco, una certa freddezza. Per cui, per esempio, Diabolik è sempre piuttosto tutto d'un pezzo, no? Sempre impettito, perché comunque è l'assoluto vincitore. E il lettore naturalmente lo sa, questo è un accordo implicito tra lettore e autori, per cui Diabolik è sempre così molto sicuro di sé, quindi sempre con questi occhi estremamente freddi.
Lo stesso vale per Eva. Eva deve essere, non può essere una maggiorata, per esempio. La prima cosa che a un disegnatore viene detto: mi raccomando, Eva ha un fisico sottile, elegante. Dal punto di vista fisico parlo, mi diceva, si raccomandava Gomboli che le sorelle Giussani volevano come riferimento, parlo proprio dell'eleganza del corpo, Audrey Hepburn, cioè comunque un personaggio che fosse appunto molto raffinato, comunque, anche se doveva usare uno sparaghi al cianuro. E indubbiamente il rapporto tra i due graficamente, come si rende, non si può spiegare a parole, naturalmente è una cosa istintiva, però quello che mi piace almeno sottolineare è il rapporto paritario che c'è sia nelle storie, quindi poi anche graficamente, dove nessuno dei due personaggi in qualche modo è sottomesso all'altro, specialmente Eva. Probabilmente una cosa così poteva essere solo scritta da due donne, insomma, due donne che erano estremamente avanti nel tempo, come le sorelle Giussani, insomma, anche avventuriere, per loro ad esempio provenivano dalla Milano Bene, naturalmente, degli anni 60, per cui avevano certi agi che il resto del popolo ha avuto molti anni dopo, per cui avevano le prime telecamere, sì, mi ricordo, per cui riprendevano le scene delle loro vacanze, delle loro gite per il mondo, e poi le passavano ai disegnatori come riferimento. Per cui ricordo, c'è una scena in cui una delle due sorelle scende una scala, si mette un po' in posa, perché poi quella immagine sarebbe stata poi utilizzata all'interno di una storia. Loro sono come delle femministe antelitteram, cioè loro erano più emancipate, si sono emancipate ancora prima, perché il mondo editoriale è un mondo prettamente maschile, poi per quell'epoca là, per cui secondo me loro sono veramente cool e non potevano inventare un personaggio che poi è diventato un'icona, perché Diabolik è un'icona che ben si presta, un'icona intoccabile, ecco perché io non riuscirei a lavorare nella serie regolare anche volendo, perché per dire la mia Eva è un pochino meno algida e ha un taglio più di Reggiseni. Ti ha dato un'interpretazione d'autore. Sì, no, d'autore, da ex disegnatore di porno questo è il retaggio che avanza, però io la faccio un po' più spettinata. Quando ho visto la versione di Palumbo, di Giuseppe Palumbo, e lui gli aveva, perché quando tu ti leghi i capelli, le donne lo sanno, o i ragazzi con i capelli lunghi, a un certo punto, quando tu ti muovi, un ciuffo si muove, per forza. Non dirlo a me perché. No, però scusa, io ti guardavo perché mi ero. Però giuro che non era riferito. E praticamente ho visto questi ciuffi disegnati da Palumbo, io sono partito da lì e nella mia versione di Eva Kent lei ha sempre un ciuffo ribaldo. Ecco, però ho mantenuto il Diabolik impettito, perché io lo vedo un po' più tronfio rispetto a lei. Lei a me piace di più, al di là del fatto che è donna, ma mi piace proprio perché rappresenta un'eleganza che lui ha sicuramente, ma lo vedo un po' più imbacalito. Ecco, questo. E allora ho cercato di aumentare questa disparità grafica, insomma, chi ha visto le mie robe lo sa. Ecco, io non aggiungo altro. Prima di scavarmi la fossa, no, so che, ecco. Anch'io come background quello del fumetto erotico direi che è azzeccato, però cerco di guardarla più come una Grace Kelly più che un Audrey Hepburn, quindi sì, è sempre agita così, molto elegante, sì. E invece Diabolik, vabbè, per disegnare Diabolik bisogna per forza rifarsi al modello classico, almeno per come la vedo io. Lui chiaramente fa un discorso d'autore diverso. Io mi rifaccio al modello classico, assolutamente più Zaniboni, più che. Anche perché è perfetto. Quindi, cioè, anche perché forse il fan della serie di Diabolik vuole sempre rivedere quel tipo di immagine lì, no? Quell'immagine un po' anni 70. Sì, un po' vintage, c'è questa ripresa grafica, non so, io mi ricordo di avere, cioè da disegnatore spesso e volentieri mi soffermo appunto sui disegni anche gli altri, e ho visto non delle fra virgolette scoppiazzature, ma le pose che sono più o meno sempre quelle, tu mi darai ragione, ma perché in realtà è il lettore che te lo chiede, cioè ti chiede proprio. Io quando mi è capitato di disegnare Diabolik, per esempio, di tre quarti, e mi ha detto: no, io lo vorrei, mi ha fermato, no, di fronte,
frontali, cioè, e quindi già c'è dopo. Se ci sono anche quelli che ti chiedono Eva che è nuda, ma questa è un'altra storia. Dopo c'è un aneddoto, se volete lo racconto, ma è divertente, io sappiate che non ho fatto, però insomma è un aneddoto divertente. Beh, ma perché ormai è entrato talmente tanto nell'immaginario collettivo, proprio anche a livello visivo. Sì, cioè. È un impatto grafico, poi ti dico, io quando ho scoperto che lo disegnava Zanni Boni, di lì dopo ho cominciato proprio ad appassionare, perché per me Zanni Boni è il disegnatore perfetto per un personaggio perfetto, cioè io credo, adesso, con tutto il rispetto per i presenti, cioè proprio per me Zanni Boni è il top, perché ancora lui, anche voi per un fatto di classe, cioè di età, è assolutamente, ha fatto una sintesi grafica, fantastica, che, con quella... sì, che è un punto di riferimento per tutti noi, no? Credo, cioè non si può prescindere da Zanni Boni, questo senza nulla togliere agli altri, capisci? Però per quello che riguarda me, ecco, il mio punto grafico di partenza è comunque, come diceva Daniele, è sempre stato Zanni Boni. Comunque Diabolico è un personaggio così radicato nell'immaginario collettivo, io penso che sia uno dei pochi personaggi di cui basta disegnare gli occhi per riconoscere il personaggio. Sì, infatti, cioè, che conoscono tutti, nonostante non l'abbiano magari mai letto. Bravo, certo, cioè, certo. Questa cosa a me lascia sempre molto impressionato. Io ho una cosa che racconto sempre, mi è capitato di essere presente a un concerto di Juliette Lewis, l'attrice, lei è anche musicista, e a un certo punto, quando ho capito che era Juliette Lewis, ho detto guarda, mi piacerebbe andare nel backstage. Quando lei ha saputo che io ero il disegnatore di Diabolik, lei non conosceva il personaggio a fumetti, ma conosceva il film di Bava, sì. E quindi ho potuto accedere purtroppo solo al backstage, ma non hai fatto una nottata con Juliette Lewis? Sì, ho fatto una nottata con Juliette, ci siamo drogati insieme adesso. è stata, c'era tutto il complesso dentro questa corriera, adesso detto così suona malissimo, ma in realtà è stata una cosa molto divertente. È veramente molto funny, e comunque mi ha sorpreso che se tu dici Ken Parker, sono il disegnatore di Ken Parker, qui siamo in Liguria, c'è Milazzo, un disegnatore fighissimo, un personaggio meraviglioso, dicono sti cazzi, sono il disegnatore di Diale, cioè, è com'è, capito? Tu è proprio un'icona, la conoscono tutti, sì, anche sì. I bambini delle elementari, vuoi per i cartoni animati, cioè, hai capito? Quindi è pazzesco, è proprio trasversale tutte le generazioni. Scusi, sono stato a una manifestazione in Sicilia dove c'era Giorgio Montorio, che è stato trattenuto a fare i disegni degli autori fino a tardi. Quando è andato a cena, è arrivato che il ristorante era già chiuso. Figurati Giorgio. Giorgio disperato, è impazzito perché... Allora, parlando con il ristoratore, gli ha detto che lui era il disegnatore di Eboli. Beh, gli ha riaperto il ristorante. Tu prova a dire il disegnatore di Ken Parker, il ristorante va a cagherra. Non hanno lasciato andare a casa il cuoco che aveva finito di sistemare la cucina per tornare a fare. Posso raccontare anche un aneddoto? Assolutamente. A proposito di questa del successo decennale di Diabolik, io sono andato recentemente, sono dovuto andare in banca. La tizia per aggiornare dei dati, non per prendere un mutuo tanto. Lo sai che non ce lo danno, no, non è che... Per cui la signora, insomma, della banca mi, a un certo punto, aggiornando i dati, mi chiede: beh, che lavoro fai? E io, beh, l'illustratore, perché la prendo sempre un po' larga. Sì, sì. Fumettista, non fuori dalla banca. Poi dice: ma illustratore, ma che vuol dire? Cosa fai? Vabbè, a quel punto gli ho detto: beh, sai, disegno fumetti. Ah, dice, cosa? Diabolik. E ovviamente lei dice: ah, io sono una fan, eccetera. No, mi ha chiesto di fare uno schizzo mentre riempivo i dati. Per cui, per portarla al figlio. Un'altra volta in un Eurostar ero con Ausonia. Sì. Altro disegnatore, insomma, di un altro tipo di fumetto, nel senso fumetto d'autore, Francesco Ciampi, e parlavamo naturalmente di fumetto mentre eravamo al bar dell'Eurostar. E quando il barista ha capito che ero disegnatore di Diabolik, ah, Diabolik,
calcolazione offerta, quindi devo dire è realmente un investimento, no, che uno fa a lavorare per infatti i disegnatori tirano avanti così, cioè adesso stringi questo è capito, è per quello che Daniele si è messo a disegnare tira a campare così i bolsolini di tutte le manifestazioni, no, questo è il succo anche perché cioè... ma un suggerimento per il pubblico, no? No, succede, volendo cioè tra un po' è mezzogiorno, cioè una se voi volete noi qua stiamo, capito? No, piuttosto se avete delle domande da fare posso volentieri quando vado al ristorante con un biglietto qua posso dire riesco di sentire dopo però dopo pagare il dazio per cui dopo direte, se hai un'abilità te la puoi giocare, lo fa dopo, quindi l'importante è che prima anche questo è vero però puoi fingere il corpo di Hong Kong esperti in arti marziali no non so io avrei 100 domande 50, dai. Partiamo dalla prima, poi. Una è se nascesse oggi Eva, chi potrebbe, come potrebbe essere? Posto che Eva è insostituibile, però sarebbe... Cioè, chi potrebbe essere impersonarlo fisicamente, sì, un'attrice, tu dici? Secondo me Grace Kelly. Parliamo delle viventi, forse è meglio, adesso così. Oggi sarebbe ancora bionda, sarebbe nera, sarebbe... più prosperosa sarebbe secondo voi abbronzata Gwyneth Paltrow è mascolo la Gwynetta potrebbe essere interessante, allora secondo me la Kidman magari 10 anni fa sì prima pre Botox, ma è vero che avevano proposto Monica Bellucci per il film, ma sono girato tanto che proprio non c'entra nulla, insomma presto sarà svelato l'arcano perché faranno il telefilm su Skype, qualcuno dovranno scegliere. No, però il fatto che in un film o telefilm che sia di diabolici, qualunque attore o attrice può impersonare il diabolico è vacante, perché tanto è il personaggio con la maschera, poi quando si toglie la maschera è l'attore che impersona. Sì, ho capito, ma ci sarà un momento che si toglieranno sta quando vanno in bagno, quindi, se la toglieranno sta maschera. In realtà in un film o un telefilm ci puoi mettere qualsiasi attore, anche che ne so, Sean Connery, perché tanto sì, sì, certo, film, effetti, lui si è messo la maschera che assomiglia a Sean Connery. Quindi, però quando sono quindi per quello che tirano delle voci Roll Bova, poi i giornalisti dicono Roll Bova interpreta diabolici, in realtà è il personaggio di cui diabolici prende posto. Certo. Comunque io voto per Gwyneth Paltrow. Io la Gwynetta sarei d'accordo anch'io, anche se pensando all'attrice italiana a me non dispiacerebbe la Crescentini, anche se c'è un po' di borsa. È un po' giovane, no? Forse è proprio vecchia perché c'è le borse, quindi anche modo. Per me da giovane ci poteva assomigliare molto anche, perché per me è una donna bellissima tuttora, Virna Lisi. Beh sì, vero, Virna Lisi ci assomiglia anche molto come stile. Se non sbaglio, nella mostra quella di Diaboli, quando facevano vedere alcune delle documentazioni, c'erano anche foto di vecchie, antiche proprio, che venivano dalla chiesa delle sorelle, infatti, di Virna Lisi, vero? Sì, sì. L'avevano usata anche quella come riferimento. Sì, assolutamente, bravo, sì, assolutamente vero. Sì, sì. E comunque questa cosa dei travestimenti, dei mascheramenti, passando da moderatore ad autore, quando scriviamo invece una storia di Diabolik, il fatto di dover prevedere all'interno delle 120 pagine di Diabolik diversi travestimenti, noi dobbiamo scrivere una descrizione dei personaggi, di tutti i personaggi presenti nell'albo, specificando chi ha una fisionomia, un fisico compatibili con quelli di Eva e Diabolik e chi non ha un fisico e una fisionomia compatibili con quelli di Eva e Diabolik, in modo da non dover incasinare i disegnatori, perché se non ci fosse questa scheda all'inizio, magari un personaggio che poi dopo ha un ruolo importante che viene magari impersonato da Diabolik, magari un disegnatore lo fa alto 1,60 m e a quel punto non può più essere sostituito da Diabolik. E questo gioco delle fisionomie e delle caratteristiche fisiche di descrizione ti consente anche per esempio di strutturare dei colpi impossibili, se per esempio ed è la storia che ho finito la settimana scorsa, tanto spoiler un pochino ma non è importante, Diabolik deve compiere un furto dei gioielli di famiglia, però in questa famiglia sono tutti bassi,
famiglia di persone, sono rimasti in due, padre e figlia, però purtroppo sono tutte e due casa brunetta, sono piccolini, cioè il padre non oltre 1,60 m e la figlia è 1,50 m, per cui deve trovare un modo per riuscire a risolvere questo problema. Che in una storia diabolica, com'è? In una storia diabolica ha preso il posto di un nano e nessuno se n'è accorto. No, aspetta, questa non me la ricordo. Aiuto, questa non la so neanche io. Non me la ricordo. Il nano si vedeva solo in macchina, lui aveva le gambe nascoste nel sedile, con dei piedi. Che numero era? Te lo ricordo? Perfino l'annata più o meno. Siamo a metà anni 80. Ok, quindi si scopre anche fra autori, si scopre sempre con qualcosa di nuovo. Sì, che sì, adesso. No, ho capito. A ottobre uscirà il numero 800 se vuoi. Telefono a Caroscio se vuoi, Lorenzo, lui lo sa. Sì, 800 numeri, ma poi sempre parlando d'autore, la cosa divertente è da avere 800 numeri alle spalle e che puoi andare a pescare nel passato. Tipo il Diabolic che è in edicola adesso riprende una vecchia storia degli anni 70, giusto? Sì. Che è stato dove la legge non arriva. Che ho mezzo collaborato anch'io. Gli ho dato un paio di idee per far ritornare questo personaggio che nella storia originale era morto. Ma invece... E invece non è morto. E come si era salvato è venuto dalla mia idea. Ecco, questa è la cosa interessante, il tipo di relazione che c'è tra la casa editrice, creatrice dei soggetti delle sceneggiature e i lettori, cioè spesso e volentieri alcune idee arrivano direttamente dai lettori. Faccio una veloce... appunto la storia di matrimonio in nero, dove sembrava che 5 e Altea sposati, è nato dal forum su internet. Che è iniziato a dire ma sarebbe bello che Cinque Altea si sposassero, e poi ovviamente non poteva essere una cosa definitiva, però farli divorziare dopo che si erano sposati, allora hanno spiegato tutta la storia che c'era dentro. Lavorare così è molto interessante perché Diabolic è quasi, anzi non quasi, è un'opera collettiva, perché ci sono molte figure che lavorano per creare un numero che va in edicola. Abbiamo innanzitutto, da un punto di vista dei testi, molto spesso l'idea da cui nasce la storia arriva dall'esterno, può arrivare dal forum, può arrivare da un lettore appassionato che scrive, può arrivare da un autore di altre cose che dice c'ho quest'idea. Questa idea viene sviluppata narrativamente, per cui è un processo, diciamo, che ci vuole un professionista per farlo. Per cui abbiamo un'idea, questa idea viene trasformata in soggetto. Il soggetto di Diabolic è un lungo racconto di una ventina di pagine, dove viene descritto e raccontato proprio come se fosse un racconto in prosa tutto quello che accade all'interno del fumetto, già diviso per sequenze. Da un punto con i dialoghi. Alcune volte con i dialoghi. Diciamo che di media, se a qualcuno interessano i numeri, un Diabolic ha in media 21 sequenze, più o meno, 20-21 sequenze. Questo soggetto può essere realizzato a quattro mani, da chi ha fornito l'idea e da chi ha realizzato il soggetto. Questo soggetto poi viene dato a uno sceneggiatore, in questo caso per esempio me o altri sceneggiatori, che prendono questo soggetto e lo trasformano in sceneggiatura, ovvero la descrizione vignetta per vignetta, precisa, circostanziata, di tutto quello che accade all'interno del fumetto. Spesso queste figure sono diverse. Queste figure sono diverse perché chi scrive il soggetto ha già in mente tutta la storia, per cui ha un punto di vista sulla storia che è estremamente elevato, perché già conosce tutti i colpi di scena. Se sceneggiasse chi ha scritto il soggetto, potrebbe commettere l'errore di non essere abbastanza chiaro per il lettore, che invece non conosce tutta la storia ma la scoprirà piano piano. Così come chi valuta e chi corregge alla fine il lavoro di sceneggiatura non deve conoscere il soggetto, in modo che leggendo la sceneggiatura tutto quello che c'è da sapere deve venire fuori da lì e non dal soggetto. Ed è un
alla fine ci si lavora sopra in 10 persone solo per i testi e poi passa ai disegnatori, che anche in questo caso i disegnatori si dividono, perché c'è chi fa soltanto le matite, chi poi ripassa china le matite e chi mette i retini, per cui è veramente un lavoro d'equipe, un lavoro di gruppo. In qualche caso addirittura c'è chi inchiostra gli sfondi e chi inchiostra i personaggi, quindi è proprio una piccola fabbrichetta. Sì. E io ho la fortuna di lavorare anche per altri editori, io lavoro per Bonelli, lavoro per altre cose, e lì sei da solo invece, nel senso ti curi il tuo soggetto, ti curi la tua sceneggiatura, e lavorare in gruppo a me piace moltissimo, perché molto spesso a chi mi dà il soggetto io noto che gli è scappato qualcosa, allora lo chiamo e gli dico: guarda, questa cosa ti era scappata, l'hai fatto apposta, devo correggerla io. Lui mi fa: no, correggila tu, e viceversa, perché e alla fine viene, secondo me, un lavoro molto buono, ripeto, per esserci 800 numeri alle spalle. Ho finito ad annoiarmi sulla parte dei testi. Okay. Se ci sono domande, di nuovo, curiosità, eccetera, eccetera, siamo. Sugli 800 numeri, dato che non mi stai annoiando, okay. Mi è sfuggito un attimo il racconto, la cosa ti fa il lavoro l'attenzione a aiutare di ripetere una storia. In redazione viene fatto. In redazione sostanzialmente c'è l'editor principale, che è Pasini, che si occupa di tutti, diciamo, i rapporti con gli scrittori, per cui che poi chiede a Gomboli, e poi c'è la Ferrarese, che è la supervisionatrice generale di tutte le cose, ma molto spesso, secondo me, chiamano loro. Cioè, no. molto spesso viene coinvolto il Diabolic Club per avere delle risposte. Mi chiedono mai del tal trucco, non fa più caso. Ma raccontaci un attimo di queste cose. Cioè, sì, le vostre consulenze diaboliche. Appunto, anche il fatto della storia di questo mese, che appunto avevo un telefonato che gli serviva un personaggio che Diabolic doveva credere che era morto, ma che potesse tornare, e quindi serviva, allora, citando di quelli che erano possibili, è stato fuori questo Gomez, appunto, altre volte che, perché i trucchi di Diabolic non si ripetono mai, però anche se sono simili, sono sviluppati in maniera diversa, come potrebbe essere il fatto di buttare le gomme a macchina, delle volte sono i chiodi, delle volte le corde tirate da una parte all'altra della strada, e quindi chiedono per cose lì, se il tal trucco è stato usato, se un personaggio che si comporta in una certa maniera era già apparso, il tutto era apparso, queste cose qua. Io volevo fare una domanda un po' strana, un po' aziendale. Secondo me un grande merito tra i tanti dei Giussani sarebbe quello di affidare, diciamo, il continuo di Diabolico anche alla loro scomparsa a Mario Gomboli, che io trovo che sia stato bravissimo, forse ancora più dei Giussani, a circondarsi di collaboratori bravissimi, a iniziare a fare il merchandising anche negli ultimi due anni. Allora quello che dice, secondo voi, una volta che Gomboli, diciamo, passerà la mano tra le genere, visto che io credo che sia tantissimi meriti vadano a lui anche del successo di Diabolic, secondo voi potrebbe avere difficoltà in futuro senza un personaggio così di riferimento, bravo anche dal punto di vista delle scelte di marketing, eccetera? Dunque, in questo momento Gomboli si sta grattando tutto quello che si può grattare, sta toccando. Stavo pensando a Ratzinger, ci potrebbe essere anche l'emerito Gomboli, ci sono due Gomboli che credono che Abemus Gomboli. Sapesse anche, secondo voi, ha dei grandissimi meriti. Vera, cioè, lui mi ha raccontato anche che il fatto di aver fatto questo grande merchandising, di aver approfittato appunto del 50° sedere di Diabolic, ha aiutato anche a mantenere il prezzo appunto dell'inedito, certo, dell'area di, certo, abbastanza contenuto.
Posso, guarda, ma dico questa cosa qua, allora io disegno per Corto Maltese, che è morto Pratt, quindi possiamo parlare di... nel momento stesso in cui, cioè, allora, quando muore un autore o comunque il creatore di un personaggio è molto difficile, no? Mario è stato bravissimo in questo, quindi io non so, per quello che riguarda me, chi potrebbe sostituire e che cosa fare. Io posso dirti che invece quelli che hanno i diritti di Corto Maltese hanno delle difficoltà, perché hanno in mano, invece Mario ha saputo prendere il toro per le corna e ha fatto un ottimo lavoro. Quindi voglio dire, non sempre è un compito facile, per cui io non so in questo momento chi potrebbe. Per me Mario è capace di andare avanti altri 35 anni con lui. No, io ho capito tu cosa vuoi dire. Però credo che non è una cosa facile. Sì, assolutamente, era questo che stavo dicendo. Grazie a lui. Cioè, se Diabolik non è morto, secondo me, grazie a lui. Cioè, anche se Cicolanto l'ho fatto ribadire. No, ma lascia stare il collaboratore. Io penso, e non è una sviolinata, penso che Mario sia stato capace di traghettare Diabolik, adesso, ai giorni nostri, in maniera equilibratissima. Di creare così una serie di che per i lettori classici hanno storto il naso, che però invece secondo me è una scelta azzeccata. Certo. No, ma guarda, ti dico, per me lui è veramente figo in questo, perché non era un compito facile. Infatti vedo appunto sulla mia pelle, da altri versi, adesso non volendo fare nulla, li ho fatti, perché quando c'è tipo Dick Tracy, io penso a un personaggio come Dick Tracy, Chester Good, fine. Cioè, c'è anche questo rischio qua, invece lui è stato davvero molto bravo. Scusa, ti avevo bloccato, ma era questo che volevo dire, perché... No, beh, Gombori è riuscito a fare un'operazione rarissima per quanto riguarda il mondo dell'editoria: trasformare un personaggio in un brand. Sì. Questo sembra banale, perché noi siamo abituati ad avere a che fare con i brand, siamo abituati ad avere a che fare con delle scarpe che non sono delle scarpe ma sono un brand, o con una maglietta che non è una maglietta ma è un marchio, o con una bibita che non è una bibita ma è una grafica riconoscibile. Per cui il fatto che noi viviamo in un mondo che è costellato da brand non ci ha fatto accorgere quanto in realtà sia difficile prendere un personaggio di un fumetto e trasformarlo in un brand riconoscibile anche per chi magari quel fumetto non l'ha mai letto. Sì, è diventato una Coca-Cola. È diventato un'icona, è un'icona pop, esportabile, cioè, un'icona pop vendibile, cioè nel senso... Io lo dico con estrema... come si può dire, baldanza, però se Andy Warhol fosse vivo oggi farebbe un lavoro su Diabolik. Comunque posso raccontare anche i corrispondenti, ma nel 50 di magliette di statuette e lo cercano solo di numero. Poi c'è da dire che il fan di Diabolik è un talebano, cioè nel senso che è un integralista, vuole avere tutto di Diabolik. Ah, beh, in quel senso, vuole avere tutto, ha la possibilità di sapere che esiste qualcos'altro di cui potrà andare alla caccia un giorno. Cioè, è interessante questa cosa qua. Non abbiamo comunque risposto alla sua domanda, in effetti, però abbiamo detto che abbiamo parlato benissimo di Gombori. Per rispondere alla domanda, tipo che per ora non se ne parla, cioè nel senso lui sta benissimo, cioè è sempre più figo, cioè sì. Ha spazio. Però riconosciuto il fatto che lui sia stato un colosso. Assolutamente, un colosso è stato, sì. Cioè, ho proprio avuto due palle così. Anche perché in parte lui veniva dal mondo della pubblicità, sicuramente messo insieme le cose. Certo. No, Mario è figo. Infatti ha il pregio di aver creato il marchio di Rete 4. Ah, questo non lo sapevo, per esempio. Di Rete 4. Io ve l'ho detto che bisogna averlo di fianco ai quiz. Dici qualche aneddoto su Emilio Fede. No, quello è una fortuna di Posso dire una cosa più romantica? La prima volta che da disegnatore vi è uscita dalla matita Diabolik, cosa avete... Io non ci riuscirò mai, insomma, è capace di disegnare. Daniele? Però... non so, mi viene il timore reverenziale. Il timore reverenziale. Come diceva Giuseppe prima, il timore reverenziale di affrontare un personaggio così fortemente codificato e... però è bello, a me piace tanto disegnarlo. Dico proprio la prima volta, cioè che
hai provato, tu scusa, non ti è venuto in mente, è venuto fuori, e adesso, cioè, che adesso i lettori cosa diranno? Questo sì, questo sì. Quando lo disegno penso sempre a come lo vedrà il lettore, però sì, la prima volta ho pensato, questo è veramente diabolico, cioè è lui, e dopo un po' l'ho chiamato. Io non sarei mai capace, non riesco a disegnare neanche una tazzina. Io invece non ricordo, ho pensato probabilmente ai soldi, non so più. No, o a Gombri che diceva, quando è che lo finisci? Adesso parte gli scherzi. Io so che quando Mario poi mi ha contattato per fare Diabolik, io in quel momento ero un attimo sparigliato e ho detto sì, ma il momento in cui mi sono messo a disegnare, lì ho fatto solo le matite in quel caso, cioè lì c'era questa cosa, io sapevo che dopo il mio lavoro veniva mediato da un altro, ecco, io pensavo, chissà quest'altro, che pure è un professionista che già lavorava all'interno di, come renderà il lavoro, quindi il mio pensiero era, io di solito quando disegno le matite per me, faccio, cioè, perché io so già dopo come va a finire, invece avevo il timore di scontentare l'inchiostratore, ecco, questo è stato il mio primo pensiero, diciamo una cosa più pragmatica. Poi certo l'emozione di disegnare Diabolik ancora adesso quando me lo chiedo, una cosa che mi inquieta è che nessuno, quando alle convention oppure prendo un libro una cosa, nessuno mi chiede mai Ginko. Cioè tutti mi chiedono Diabolik, tanto è vero che io ho imparato in maniera quasi automatica, dico con o senza maschera, con o senza, cioè, tipo macchiato, quello vuole il caffè macchiato, una cosa così, per cui ecco. Però Ginko non me lo chiedono, però per me Ginko, per me Ginko è figo, un sacco Ginko, capito? Poi Ginko c'ha la maggior parte di voi, gli genitori, vedi, allora capito, per cui ecco. C'è un gran numero di lettrici che gli piace Ginko che gli vuole. Ma conosco i lettori, dopo devo sempre raccontare questa aneddota di Kent. Sì, un po' vado? No, vai, scusa. Io non me ne assumo, cioè sono dei bambini. No, ma ci manca, non dire, poi, però tanto lui è il capello da cowboy, quindi in realtà è uno di 38 anni, il famoso nano. Esatto, è quello di. Allora, no, mi è capitato, ero a Rimini Comics, non so se è la spiaggia che porta queste, e dovevo, mi avevo presentato, era Diabolik Day, ed ero in un chiostro a fare delle dedicas, cosa che adesso non faccio più. Però a un certo punto la gente si metteva in fila e c'era questo ragazzo che aveva avuto 35-36 anni, un ragazzo normale, che tutte le volte che toccava a lui faceva passare avanti quello dopo, finché dopo quasi 40 minuti di sto martirio a un certo punto gli tocca. Lui arriva, si guarda intorno e io lì non posso, perché sono, cioè, io ho detto scusa, ma ho detto, fammi capire, ho detto, ti sei fatto la fine, tutte le volte facevi passare, è perché io avrei una richiesta particolare, e in quel momento io sento che c'è qualche cosa, c'è baruffa nell'aria, ho avuto quell'attimo di debacle. Dimmi, e lui fa, io vorrei Eva Kent. Beh, gli ho detto, caspita, cioè, io potrei dirlo prima che non c'è. Vado, parto e fa, sì, ma io mi ferma la mano, una presa anche vigorosa, devo dire, fa, ma io la vorrei nuda. Cazzo, se me lo dicevi prima non te la posso fare, gli ho detto, se vuoi, a un certo punto ho trovato la mediazione, ho detto, te la faccio col costume intero. No, nuda, però su e se n'è andato. Non ci credo, te lo giuro, cioè o così o niente. Siccome io ricordo che gli americani facevano le carte di guerre stellari, cioè davano dei disegnatori un tot di numero di carte da disegnare a matita, poi dopo loro le vendevano, e un autore si è trovato, non so, 10-20 carte in più, che cosa ha fatto? Ha disegnato la principessa Leila nuda. Gli hanno fatto un paiolo like that. Io non ho pensato, capito? Io penso sempre che uno non si deve mai complicare la vita, per cui in quel momento, pur non disegnandolo ufficialmente, avrei potuto dire guarda, vabbè, oh, che me frega me, invece il rispetto del personaggio, perché comunque, come dicevano prima,
Diabolik e Eva sono personaggi qui contro cojones, cioè che incutono rispetto. Io da disegnatore esterno non mi sono sentito di, pur provenendo dal porno, mi sono sentito di fare una cosa del genere adesso, però è stato bello. No, si è girato e se ne è andato. Per cui è la prima volta di Diabolik. Ma guarda, io per andare sul sicuro mi sono copiato spudoratamente le volti di Zaniboni, cioè, però effettivamente l'effetto di incredulità c'è stato, cioè nel senso, io ho finito le tavole di prova e vabbè, sono tavole di prova, quindi sai che non verranno rese pubbliche. Poi andate bene le tavole di prova, mi hanno passato le prime 20 tavole, se non ricordo male, del primo episodio, che era Relazioni pericolose, e lì c'è stato il momento in cui le guardavo, le finivo e dicevo ma è lui? Perché nel senso, quello era ma è il rispetto per quello che fai in realtà, poi. Però appunto per essere più sicuro, almeno per i primi albi, ho seguito molto 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 le tavole di Zaniboni. Insomma, adesso sto cercando magari di ogni tanto di inserire qualche cosa in più, anche a livello di inquadratura, di regia, cercare di arricchire. Per i personaggi secondari è sempre stato abbastanza semplice, nel senso che lì avevo più libertà, però i quattro personaggi principali sono effettivamente, ti richiedono di essere estremamente consono, insomma, alle regole e alla tradizione, insomma. Di curiosità, appunto, sempre ci sono poi determinate costrizioni, passatemi il termine un po' forte, su determinati personaggi, quindi Eva Kent è molto agita come donna, Diabolik ha una certa rigidità. Sentite mai, diciamo, un po' la voglia di evasione o la voglia magari di disegnarle un po' in modo diverso? Sentite intanto magari la voglia di forse magari dargli un buzzo diverso? Inizio? Sì, facciamo sì, un giro al contrario. Sì, esatto, c'è il giro. Guarda, effettivamente rispetto ad altre pubblicazioni, per esempio quelle bonelliane, dove comunque è gradita l'interpretazione del personaggio, no? Diciamo, si vuole, insomma, che lo stile del disegnatore venga notato, probabilmente il pubblico di Diabolik preferisce che i personaggi siano appunto più simili alla tradizione, a loro stessi. A me piacerebbe provare delle interpretazioni diverse, provare a così uscire un po' dal seminato. Non è una costrizione, nel senso che comunque c'è, diciamo, la moneta in cambio è estremamente gratificante, perché vuol dire ti senti parte di un'orchestra, no? Non è più il solista one man band, ma sei proprio parte di un gruppo di lavoro, cioè il violino in un'orchestra non può fare i cavoli suoi, perché comunque deve seguire, per cui quello ti dà la gratificazione, no? Dell'appartenenza, se vuoi. Certo che magari, ecco, quando si tratta di fare qualche illustrazione, qualche cosa che esula, allora lì magari si trova qualche soluzione nuova, qualche stile di inchiostrazione un po' diversa, sì, magari si distorgono un po' i personaggi, si prende qualche libertà. Però ti ripeto, se da una parte c'è questa forma di costrizione, comunque dovuta anche al fatto che, come si diceva, Diabolik è un brand, insomma, un marchio, dall'altra parte c'è questa gratificazione di essere parte di questa famiglia e di questo complesso, insomma, estremamente rodato. Beh, però tu l'hai disegnato un'interpretazione di Diabolik con il sangue di Giove. Sì, beh, in realtà, però anche in quel caso, allora, c'era questo albetto particolare prodotto poi dal Diabolik Club, dove vedevamo Diabolik e Ginko ai tempi dei Sumeri. Non vi spiego poi naturalmente l'epilogo, perché lì si doveva, c'era Diabolik che avrebbe rubato i semi per piantare poi le viti, no? Del vino, quindi come appunto sangue di Giove, come il sangue degli dèi. E in realtà, però, comunque anche in quel caso io sono rimasto abbastanza fedele alla tradizione. Il grande colpo di testa l'ho avuto in un'illustrazione che mi è uscita non so come, dove ho fatto un puffo Diabolik. Allora lì c'era, come dire, una commistione di vari generi.
No, io invece quando ho lavorato per la serie regolare, ho fatto uno speciale, l'incipit alla fine, ho cercato proprio, sono partito anch'io da Zaniboni, però quando mi viene chiesta una cosa, un'illustrazione, cerco sempre di mettergli qualche cosa di mio, però mantenendo la linea secolare. Ecco, una cosa che io... Adesso lui ha quell'illustrazione, quella dove c'è Diabolik che ha gli anfibiotti alla fine, sì. Ecco. Quando faccio un'illustrazione libera, io il pugnale di Diabolik lo metto sempre come il sommozzatore, cioè glielo metto alla corda, anche perché trovo inquietante altri posti, però dopo. Anche perché a volte ne ha due. Sì, esatto, ecco, capite? E si muove molto agilmente, capite? No, comunque, ecco, oppure mi metto, viene messo il marsupio spesso a Diabolik, io gli disegno la cintura con le sacche un po' come Batman o Hellboy, ecco. Queste sono le libertà che mi prendo e gli faccio un po' più di borse sotto gli occhi, perché parto dall'assunto che uno che lavora di notte comunque due borse ce le dovrebbe avere. Questo è. Io dato che disegno varie cose, insomma, non solo Diabolik ma tanti personaggi diversi, diciamo queste libertà me le prendo facendo altre cose. Quando faccio Diabolik faccio proprio il Diabolik classico. E poi vabbè, i paletti, i limiti sono anche una sfida, no? Quindi cioè, stare dentro i paletti secondo me è anche una sfida interessante. Si è fatto una certa. Si è fatto una certa. Se non ci sono altre domande, tagliamo la corda perché sta arrivando l'uragano Hillary, quindi. Ringrazio gli ospiti e proprio per l'attenzione e vi ricordo che adesso a seguire c'è la conferenza sul libro western di Stefano Iacurti, moderata da Andrea Nardi.